Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo una pizza fritta, uno street food, uno cibo di strada tipico napoletano. La nostra pizza avrà all'interno della ricotta dei cicoli, che sarebbero poi i ciccioli per intenderci, quelli là un po' più emiliani romagnoli, però sono un po' più freschi. E della mozzarella, del pecorino grattugiato e del pepe. Si può variare la mozzarella mettendo anche la provola. E ci sarà anche un pochettino di salame, un'aggiunta, perché in origine era solo ricotta, cicoli, un poco di cacio e pepe. Molti aggiungono a questa pizza anche del pomodoro rosso, ma non è la pizza originale. La pizza originale ha solo parti bianche, praticamente solo latticini e cicoli. Molto facile, un po' più complicato è l'impasto. Vedrete che è un impasto molto molto morbido, che mano a mano lavorando si indurirà, come tutti gli impasti molto idratati. Faremo una versione con lievito madre, però vi darò anche gli ingredienti per poterlo fare con il lievito compresso, quindi tutti quanti possiamo fare questa ricetta. Mi sembra di avervi detto tutto, adesso vi lascio agli ingredienti dell'impasto, al ripieno e alla prossima ricetta. Per l'impasto delle nostre pizze fritte ci serviranno: io parto con 100 g di lievito madre rinfrescato, 80 g di farina 1, 200 g di farina 0, 210 g di acqua, 7 g di sale. Poi ci serviranno 30 g di farina 0 per la lavorazione, dai 20 ai 30 g, e in più della farina di semola rimacinata per poi poterla stendere. Se invece le facciamo con il lievito compresso, ci serviranno 6 grammi lievito compresso, quello che comunemente chiamiamo lievito di birra fresco. Se invece prendete quello secco, 2 grammi. 80 grammi di farina 1, 290 grammi di farina 0 e sempre 210 grammi di acqua, 7 grammi di sale e poi la nostra farina per la lavorazione, 30 grammi, e farina di semola rimacinata per poi poterle stendere. Per la faccia delle nostre pizze fritte ci serviranno 80 g di cicoli, 170 g di ricotta, 90 g di mozzarella, 30 g di salame tipo Napoli, sale e pepe. Aggiungiamo anche alla nostra farcia un cucchiaio e mezzo di pecorino grattugiato. Ho preso il mio lievito madre, allo stesso modo dovete fare con il lievito compresso. Controllate sempre che se usate quello secco si debba attivare. E metto metà della nostra acqua in dotazione e lo lascio un po' in ammollo. Chiaramente se lo fate con il lievito compresso, scioglietelo in questa acqua. Ho sciolto il mio lievito in questo modo, incomincio ad aggiungere la farina che io ho mischiato le due farine, le ho setacciate e adesso un po' alla volta le incomincio a mischiare, facendo sempre questo movimento in modo che se c'è qualche residuo del nostro lievito, se usiamo quello madre che ancora si deve sciogliere, noi in questo movimento lo sciogliamo. Mettiamo sempre un po' alla volta, ma dobbiamo lavorare perché ci vorrà un po' di tempo per lavorarla. Ok, ecco, io questi me li lascio, eccoli qua. Ora prendiamo il resto della farina che abbiamo del nostro impasto, io me la metto qui, ecco qui, e
ci verso sopra il mio impasto, che come vedete è abbastanza morbido. Ho raccolto quello che avevo nella ciotola e adesso me lo incomincio a lavorare. Qui ho i 30 a parte, diciamo di sicuro. Aiutiamoci all'inizio con il nostro tarocco e poi continuiamo a mano. Gli impasti idratati, questo è al 60%, idratati, molto idratati, più si lavorano e più induriscono, quindi con un po' di pazienza noi riusciamo ad avere un impasto sempre morbido, ma non troppo morbido. Fatemi levare questo, perché sennò queste briciole che si sono indurite nelle mani, ecco qui, non vanno bene. Ok, pulitevi sempre le mani, e non buttate le briciole che avete nelle mani sull'impasto, perché potrebbero essere già dure e vi rovinano l'impasto. Ho messo un po' di farina sopra e sotto e adesso mi faccio una pirlatura. Non vi preoccupate se vedete, perché tanto questo è un primo passaggio, adesso noi la mettiamo a puntare, cioè la facciamo rilassare in modo che si renda il nostro impasto più liscio. La puntatura, quindi il riposo, ci dà questa possibilità. Adesso ci mettiamo un poco di farina sotto e ce la mettiamo a riposare. La copriamo anche con la stessa ciotola con cui l'abbiamo impastata, se è abbastanza pulita, e facciamo un riposo di almeno 10 minuti. Per fare questo impasto potete usare tranquillamente anche la planetaria, rispettando i tempi di posa, cioè di riposo, di puntatura per intenderci, e fate lo stesso nella ciotola della planetaria e poi riprendete dopo il tempo di posa. Dopo 10 minuti io scopro il mio impasto. Come vedete ho pulito la spianatoia, un altro po' di farina sopra e sotto, e adesso impastiamo per altri 5 minuti. Vedrete che ora sarà molto molto più facile lavorarla ed è molto più liscia, non ha rugosità. Ecco qui, vedete, bella liscia. Adesso, dopo averla lavorata per altri 5 minuti, prendiamo sempre un po' di farina e facciamo un altro riposo, questa volta di 5 minuti. Sono passati 5 minuti, adesso io riprendo il mio impasto, metto un altro poco della farina in rotazione, prendo il mio tarocco e adesso me la lavoro, faccio un po' di pieghe in questo modo, me la apro così, faccio una piega a fazzoletto così e poi faccio così. Allora, voi adesso già incominciate a sentire una sorta di resistenza, perché sta incominciando a crearsi dell'aria, del gas all'interno. Questo è molto molto importante. Ora ce lo lavoriamo per altri 2-3 minuti facendo sempre le nostre pieghe in questo modo. Allarghiamo, facciamo così, così, poi pieghiamo, arrotoliamo, giriamo e facciamo in questo modo. Queste sono tutte pieghe che servono a rinforzare la nostra maglia glutinica. Rifacciamo un'altra volta quella a fazzoletto, così, 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 ce la rigiriamo. Se
facciamo un po' di piega in questo modo, ce la giriamo così, ok? Adesso io mi sono unta un contenitore con un coperchio, se voi non avete un contenitore con un coperchio va bene la pellicola, ho unto anche il coperchio, adesso ci facciamo le nostre croce che ci serve principalmente per vedere come lievita. E adesso questo impasto ce lo mettiamo in frigorifero e lo facciamo stare in frigorifero dalle 8 alle 12 ore. Due ore prima di usarlo lo cacciamo fuori, lo facciamo stare a temperatura ambiente 2 ore e poi lo possiamo usare. La lievitazione è molto lunga, però se volete potete aumentare il lievito e quindi abbreviare i tempi di lievitazione, oppure mettere abbondante lievito lo stesso e fare metà lievitazione frigorifero e metà lievitazione fuori dal frigorifero. Però io vi consiglio direttamente, se avete fretta, di farla con una quantità di lievito che va bene per un 500 grammi di prodotto, e quindi mettete un 10-12 grammi di compresso o 4 di quello secco. Eccoci qui, questo è il nostro impasto dopo all'incirca 14 ore, io tanto l'ho lasciato, poi l'abbiamo messo per 2 ore a temperatura ambiente e adesso io me lo riverso sulla spianatoia, non lo lavoro moltissimo, ho messo farina di semola rimacinata sulla spianatoia. Non gli leviamo l'aria che c'è all'interno, facciamo giusto 2 giri. Guardate che bolle bellissime. Io mi meraviglio sempre, anche se è una vita che lo faccio, ma rimango sempre stupita. E adesso ci facciamo le stagliature, quindi diciamo il peso di ogni pizza. Adesso prendiamo il nostro impasto e facciamo un taglio in questo modo, in modo da ottenere un filone. Da questo filone ci ricaviamo delle palline. Il peso delle nostre palline andrà dai 180 ai 200 grammi. Finita la nostra pezzatura, adesso io le copro e le lascio riposare per una decina di minuti. Preso una delle mie palline, vedete, stanno qui sotto, e adesso ci incominciamo ad allargare il nostro impasto. Una volta che ce la siamo allargata bene, ci mettiamo il nostro ripieno. Ecco qui, abbondiamo. Quello che vi ho dato è per 2 pizze. E poi ce la richiudiamo in questo modo. Schiacciate un poco, chiudete bene i bordi. Mettete abbondante farina sopra e sotto, che ci servirà per dare croccantezza. E adesso possiamo friggere. Ora che l'olio è bello caldo, mettiamo la nostra pizza.
ricordate a 170, non esagerate con l'olio, perché se è troppo forte non si cuoce la nostra pizza. Facciamola dorare un poco e poi la rigiriamo, in modo che c'è anche più facile, se no si potrebbe rompere. Io mi aiuto con due cucchiai. Una volta che l'abbiamo levata dall'olio, bella croccante e dorata, mettiamola su carta assorbente. Ecco la nostra pizza fritta stile street food. Vedete, bella dorata, vedrete, molto saporita, e buon street food, buon cibo di strada a tutti.